Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un accessorio gaming per simulatori di guida, il volante F1 TrueMaster T500. Questo, ma soprattutto vedremo come questo è diventato questo. Sì ragazzi, perché questo e questo sono lo stesso volante, o meglio, erano lo stesso volante. Adesso questo volante ha un display LCD che interagisce appieno con il gioco Formula 1 della Codemaster. Vediamo da vicino come ha fatto questo volante a diventare questo e poi lo proviamo insieme. Vediamo adesso il lavoro che c'è stato per fare tutto questo. Guardiamo insieme. Il volante era così. Qua è iniziato lo svuotamento, lo smantellamento di tutte le plastiche e di tutte le parti inutili del volante, quelle che non servivano o andavano modificate. Quindi si è continuato, questo è il volante, praticamente è stato tolto tutto, vedete tutti i pulsanti sono stati tolti, tutta la plastica inutile che non serviva è stata tagliata per lasciare spazio al display che comunque ha un ingombro abbastanza importante e il volante ovviamente non aveva una predisposizione per avere un display. Dopo guarderemo anche che telefono è stato usato per fare il display di questo volante. Quindi vedete che è stato tolto tutto, pulsanti, tutta la strumentazione sopra. Qua sono stati tolti anche tutti i pulsanti, è stata levigata anche la plastica in eccesso che non serviva per appiattire tutto il piano, perché anche i pulsanti, vedete, sono stati spostati dalla loro posizione originale. Quindi come un volante di Formula 1 ha il display sopra e i pulsanti sotto, quindi i pulsanti nella posizione originale ovviamente non ci stavano più, quindi sono stati spostati più in basso. È stata fatta una piastra d'alluminio che poi è stata rivestita con la pellicola di carbonio, come vedete anche la parte sotto all'impugnatura in gomma è stata rivestita con la pellicola in carbonio, è la pellicola quella che si usa per rivestire anche le autovetture vere, che si scalda col fono, quindi è autorestringente e si adatta alle curve o comunque alla sagoma di quello che si sta rivestendo. Vedete qua adesso c'è la prima posizione del telefono, questo è il telefono che è stato scelto, che è un Zenfone Live, un telefono comunque a basso costo, perché comunque doveva solo fare da display, quindi un display LCD ma a basso costo, costa poco più di 100 euro e aveva le misure e diciamo la forma che si adattava meglio al volante che stavamo andando a creare. Quindi vedete che adesso c'è stato già il posizionamento del telefono e qua è il telefono con una piastra in alluminio che riveste il bordo del telefono, quindi diciamo che si vede solo il display del telefono, non si vede più la cornice del telefono. Questa piastra in alluminio segue perfettamente i bordi del telefono e si aggancia a quello che è l'impugnatura del volante. Qua lo vediamo con la sagoma in alluminio rivestita sempre con la pellicola effetto carbonio, quindi vedete come il display è integrato perfettamente nel volante. Questi sono dei pezzetti di plastica che sono stati ricavati da questa barra in plastica, quindi sono stati tagliati e arrotondati, gli è data la forma dei pomelli che hanno adesso le macchine di Formula 1 per creare ancora di più l'effetto reale del volante. Sono stati colorati di nero ovviamente perché sono neri i pomelli dei comandi della Formula 1. Ecco, adesso questa è la foto di com'è il volante adesso. I due pulsanti rossi in basso sotto sono stati aggiunti, sono diciamo finti, sono solo estetici, non hanno funzioni, mentre tutti gli altri sono i pulsanti che ha comunque il volante di serie, però sono stati tutti spostati più in basso per lasciare spazio al display. Questa è la parte dietro del volante che è stata tutta rivestita, compresa le leve del cambio, tutta rivestita sempre con la pellicola in carbonio. E questo è il volante con il display acceso. Ma adesso andiamo a vedere da vicino e dal vero com'è questo volante. Quindi adesso lasciamo le foto ricordo che abbiamo appena guardato e guardiamo da vicino. Ecco ragazzi, questo è il volante con il display acceso. Guardate se non sembra un volante vero di Formula 1. Tutto rivestito in pellicola di carbonio che segue perfettamente i contorni e la forma del volante, i comandi che sembrano veri,
anche queste levette che sono state ricreate da una barretta di plastica piena. E però la cosa ovviamente per cui è stato fatto tutto questo lavoro è per ottenere questo, cioè qua abbiamo la schermata che abbiamo nell'inquadratura quando guidiamo la nostra Formula. Qua abbiamo tutto quello che è la schermata che vediamo sul volante del gioco, ok? Però se io vado a schiacciare qua, qua abbiamo un'altra schermata che è secondo me una figata immensa. Praticamente le quattro barrette sono le quattro gomme. Quindi abbiamo la pressione delle quattro gomme, la temperatura che stanno raggiungendo o hanno le gomme e un'altra cosa interessantissima è la temperatura dei freni. Cioè abbiamo la temperatura che i dischi hanno del freno quando andiamo a frenare. Quindi questa temperatura quando noi andiamo a fare le staccate aumenterà e poi riscenderà ovviamente quando i freni si raffreddano. Mentre in questa schermata abbiamo... ovviamente tutti i distacchi, gli intermedi, tutto quello che riguarda i tempi sul giro. Quindi secondo me il risultato qua è diciamo quello che si può ottenere da questa applicazione. L'applicazione che è stata installata per creare tutto questo è un'applicazione che esiste solo per Android, quindi bisogna per forza mettere un telefono Android. Si chiama Formula 1 Display, ok? L'unica pecca che ha questa applicazione, che quando noi la connettiamo al gioco, qua sotto ci viene fuori una pubblicità. L'applicazione è gratuita, però c'ha diciamo questa cosa un po' fastidiosa a livello estetico, perché tipo adesso non c'è perché non è connessa al gioco, però quando dopo andremo a vedere a connettere l'applicazione con il gioco e farlo comunicare, vedrete che qua sotto ci sarà una pubblicità che gira sempre, però vabbè, quella si può sorvolare, visto che comunque tutto quello che dà questa applicazione, diciamo che a quello si può sorvolare. Quindi adesso che abbiamo visto da vicino come è stato fatto il volante e quanto è realistico adesso questo volante, perché sembra vero, guardiamolo in azione con il simulatore e il gioco Formula 1 della Codemaster, per vedere a che punto questo display rende la guida ancora più veritiera. Quindi adesso mettiamoci la guida e proviamo questo volante. Ecco ragazzi, questo è il simulatore con cui adesso proveremo questo fantastico volante. Quindi adesso mettiamoci il casco e saliamo in macchina. Ok ragazzi, adesso vediamo come far comunicare il display del nostro telefono con il gioco. Andiamo in impostazione telemetria UDP del gioco Codemaster. Quindi selezioniamo l'indirizzo IP, vedete che ce ne ha dato uno. Apriamo l'applicazione del telefono, schiacciamo in alto a destra IP, ci viene dato un altro indirizzo IP. Modifichiamo quello del gioco Codemaster con quello che ci ha rilasciato l'applicazione del telefono. Quindi ritorniamo al gioco e i due dispositivi sono pronti a comunicare. Vedete? Ok, adesso comunicano. Quindi vedete lettera P anche nel volante che ho in mano. Quindi adesso vi farò vedere un giro tanto per capire come è la funzione di questo dispositivo. Siamo pronti a partire, ok, usciamo dai box, ok, vedete lettera P, adesso come andrò a inserire tutte le marce, il volante reale qua in mano sarà perfettamente sincronizzato con il volante del gioco, vedete come le marce salgono in maniera praticamente identica, c'è un ritardo che praticamente è minimo, non si percepisce quasi neanche. Vedete in basso quello che vi dicevo, in basso al telefono la pubblicità che purtroppo c'è in questa applicazione, però vabbè, diciamo che è una cosa a cui possiamo anche abituarci. Ecco, adesso ho messo la seconda schermata, che è quella che vi dicevo con le quattro barrette grigie che ci indicano le gomme. Quindi abbiamo l'usura delle gomme, la temperatura delle gomme e la pressione delle gomme e la temperatura dei freni. Mentre questa schermata che sono andato a mettere adesso, si vedono tutti diciamo gli intermedi o comunque quello che riguardano i tempi del nostro giro. Quindi guardate com'è è reale il volante qua in mano, visto che poi anche l'aspetto estetico adesso praticamente è identico a quello del gioco, è spettacolare.
Cioè non sembra neanche lontanamente il volante TrueMaster T500. Cioè sembra proprio un volante uscito di fabbrica così. Adesso ci facciamo ancora un giro, visto che questo era il giro, diciamo, di lancio che siamo usciti dai box. Facciamo un giro spremendo questa Ferrari. Cioè guardate tutte le informazioni che ci vengono date dal display del telefono. Ci abbiamo un sacco di informazioni utilissime per migliorare comunque ogni giro dopo giro i nostri tempi e senza mai distrarci dalla guida. Ok ragazzi, adesso vedete ancora la schermata, quella della temperatura delle gomme, e adesso invece la schermata con tutti gli intermedi per comunque sapere sempre se stiamo migliorando o meno il nostro giro. Questo è veramente utilissimo per migliorarci sempre senza mai distrarci. Quindi ragazzi, spero che abbiate apprezzato il lavoro e la qualità e anche l'utilità di questo display. Il telefono che è stato usato per fare tutto questo è questo, comunque un telefono che costa poco più di 100 euro su Amazon. Magari vi lascio il link in descrizione nel caso vogliate farlo anche voi una cosa simile. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche su Instagram e condividete questo video. Ci vediamo al prossimo ragazzi, ciao!